Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi figlioli, presenti questo pomeriggio oggi qui al centro Oasi Mariana, Piccola Nazareth, Ave Maria, celebriamo la festa per noi del ritrovamento delle ossa di Santa Rosalia il 15 luglio 1624, esattamente 400 anni fa, quando Santa Rosalia volle liberare Palermo dalla peste. E vogliamo pregarla anzitutto che liberi oggi con l'aiuto della nostra preghiera la Chiesa dalla peste. Abbiamo parlato stamane di Milano, come si racconta nei Promessi Sposi, la peste del 1630, 6 anni prima a Palermo, era un'atmosfera di morte, un'atmosfera di lutto, di sciagura, e così questa peste oggi la troviamo nella Chiesa di Roma. Io ho potuto guardare rapidamente stamane le immagini della messa celebrata dal segretario di Stato Vaticano venuto a Palermo con tutti i vescovi di Sicilia. Li ho osservati e ho pensato: come è possibile che tutti questi non siano capaci di cedere di fronte a quella che io chiamo oggi impalcatura della menzogna? Vanno dietro a uno che non è il Papa e che per giunta è capomastro della Chiesa falsa di Satana delle tenebre. Noi lo sperimentiamo, figlioli cari. Mentre Parolin usava paroline per parlare, pensavo a quanto noi si soffra, a quante noi si combatta, a volte veramente con un tenore dal sapore persino apocalittico in cuor nostro. E vediamo questa impalcatura, tutta menzogna, tutta falsità, è molto peggio dei buboni che la peste produceva. Venivano queste grosse bolle in corpo che poi scoppiavano, provocando non solamente il disfacimento delle persone, ma anche il cattivo odore e poi anche appunto la diffusione stessa della peste. Oggi questi buboni sono spirituali, le anime sono tenute nella menzogna, la Chiesa cattolica non è quella che appare, quella che vediamo rappresentata da Bergoglio e da tutti quelli che sono con lui è la peste di Satana che si diffonde sempre di più. Che cosa ancora potremo fare rispetto a quello che stiamo facendo? Sembra, così come pare, che stiano vincendo loro. Tutto procede come se nulla fosse. E mi ha colpito anche quello che ha detto il burattino di Bergoglio a Palermo, l'orefice, salutando il segretario di Stato. Ah, prima di tutto ha detto una cosa, vorrei subito dire, Papa Francesco. Ecco, la prima cosa da dire nella falsa Chiesa non è Gesù Cristo, non è la verità del Vangelo, annacquata, offuscata, annebbiata, è Papa Francesco. Sono tutti in preda ad una idolatria del soggetto in questione, in una impalcatura della menzogna che somiglia molto alla peste che ha invaso Palermo nel 1624 e da cui è stata liberata grazie all'intervento di Santa Rosalia. Non dobbiamo perciò scoraggiarci, perché Dio ha permesso tutto questo, inaspettatamente anche per noi, e perché Dio lascerà che accada fin tanto che è necessario. Dopodiché attenderemo pazientemente che questa impalcatura di menzogna crolli giù, come è successo con tutte le realtà false e menzogniere. Intanto preghiamo, camminiamo nella fede, senza perderci d'animo, guardando a Gesù e Maria, come ha fatto Santa Rosalia. Molti sono gli insegnamenti che ci provengono dalla sua vita. Io vorrei modularli attraverso un paio di espressioni, di parole chiave per, diciamo, crittogrammare la vita, il messaggio, il carisma di Santa Rosalia. La prima cosa che vorrei dire anzitutto è questa autenticità della chiamata. Voglio spiegare che significa. Rosalia era nata in una famiglia nobile. Il padre si chiamava Sinibaldo Sinibaldi o De Sinibaldi e apparteneva a una famiglia normanna. I normanni erano venuti giù in Sicilia a liberarci dai musulmani, ci sono riusciti, dunque hanno preso in mano il potere. Erano cristiani. E in una di queste famiglie poi molti sono rimasti, compreso il papà, che era un duca di Rosalia, al servizio della corte normanna, sono rimasti in Sicilia. E Rosalia è nata a Palermo.
famiglia però normanna. E è cresciuta negli ambienti di corte. E voi sapete com'è un ambiente di corte. Non è certo un ambiente evangelico. Non vengono predicate le virtù, ma vengono predicati i vizi. È quel gusto del mondano che certe anime, anche anziane, che fanno un cammino di fede, non riescono a perdere. Il richiamo del mondo, col suo fascino. E Rosalia, il cui nome era già un programma, era l'insieme di due nomi in latino, Rosa e Lilium, la rosa e il giglio, cresce in questo ambiente segnato dalla mondanità. Tutto era sfavorevole. Ma probabilmente la famiglia era visitata da un monaco. Io ho scritto un romanzo su quello, provate a leggerlo, vi appassionerà. È breve ma intenso. Da un monaco basiliano di cui non sappiamo nulla, il quale avrà certamente, perché i santi a qualunque età appartengano, sesso e condizione appartengano, tra di loro i santi si richiamano, eh. Secondo quello che io penso, questo monaco che andava a predicare in casa della corte normanna di Sinibaldo avrà captato in questa fanciulla qualcosa. Come? Sono le vie di Dio, le vie della grazia. Quanti santi tra di loro si sono fatti forza a vicenda. E Rosalia ascolta un'altra musica rispetto a quella mondana, la musica del cielo, la musica degli angeli, la musica del Vangelo. E le piace e scopre che è una musica vera, scopre che è una musica che le entra nel cuore. E allora, ecco la parola decisiva, autenticità, decide di seguire Gesù. Ma proprio mentre nel suo cuore comincia a maturare il proposito di rimanere vergine, come le 10 vergini del Vangelo di oggi, cioè sposa di Cristo, il Padre decide di darla in sposa a un altro conte giovane, si chiamava, questo momento mi sfugge il nome, Baldovino, si chiamava Baldovino, e lei doveva avere 16-17 anni, Rosalia. Adesso per lei è il momento di decidersi. Fiori cari, quante volte noi ci stupiamo che seguire il Signore comporti sacrificio. L'autenticità della chiamata non deve stupirci se poi ci vengono contro. Gesù ce l'ha detto. Dovete stupirvi del contrario. Se vivete una fede dove tutto è a posto, sereni, tranquilli, pasciuti, dormienti, come le 5 vergini stolte. Ma invece seguire il Signore sul serio è la prova del 9 prima o poi. Rosalia non vuole sposarsi con un uomo, perché vuole essere tutta di Gesù. Certamente avrà coltivato questo richiamo di Dio in una intensa vita di preghiera, come dobbiamo fare tutti noi. Senza preghiera non coltiviamo nulla. Pregando si apre in noi la sinfonia del cielo. Me la immagino, Rosalia, ancora tutta acconciata, elegante, secondo gli stili della corte normanna, che però quando può va a nascondersi, a rifugiarsi, come dice Gesù nel Vangelo, e tu entrato nella camera in segreto, prega il Padre tuo, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregare intensamente. E così via via in lei matura una scelta che sa di martirio, che sa di coraggio eroico, che sa di Vangelo, che sa di intraprendenza apostolica, fuggire dalla casa paterna. Ancora oggi, se qualcuno lo fa, arrivano la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine. Se lo fa Don Minutella, poi le sequestra. Ma immaginate come doveva essere ai tempi di Santa Rosalia, nel XII secolo. Eppure Rosalia decide di lasciare tutto e fuggire via. Fermiamoci un momento su questa parola autenticità. Non fate sconti al richiamo del Signore. Siate radicali sempre nella scelta, perché solo così noi piaciamo a Gesù. Rosalia mette alle spalle il palazzo, la corte, i vestiti, i gioielli,
il fascino, il prestigio, il successo, la fama, i giochi, tutto. Perché vuole essere sposa di Gesù. È una scelta radicale che ci fa riflettere, che ci fa capire che di fronte al richiamo del Signore non dobbiamo fare altro che pensare al Vangelo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, trovatane una di grande valore, va, vende tutto quello che ha e tutto pieno di gioia compra quel campo. Così è Rosalia, ha trovato il tesoro. Sempre quando siamo durante il corso della vita ancora attaccati alle cose del mondo, sempre quando siamo ancora legati alla mondanità, non è ancora arrivato per noi il momento di incontrare il Signore. E Rosalia fugge. Dove va? La tradizione ci dice, tutta abbastanza, diciamo, attendibile, che siccome il padre aveva dei vari possedimenti nella Sicilia, nell'entroterra, fugge a Santo Stefano di Quisquina. Perché? Perché lì vicino c'erano i monaci che la proteggevano, i monaci basiliani che proteggevano la giovane Rosalia e niente, le affidano una grotta. Non so come abbia fatto con i dolori, l'umidità, eccetera, ma ancora oggi è possibile visitare questa grotta dove ci sarebbe il nome di Rosalia tracciato da lei stessa con lo scalpello, Ego sum Rosalia Sinibaldi, eccetera. Vive per un po' di tempo lì e quella doveva essere la sua scelta definitiva, eremita, tutta per Dio, preghiera, lavoro, lavoro e preghiera. Nella lotta diuturna però col diavolo, mica è la scelta più comoda come alcuni forse si pensa, ma il padre non si arrende. Prima di tutto la fa cercare come un segugio e nessuno la trova. Allora arrabbiato, emana un editto in cui rende noto di avere per sempre radiato dall'albo di famiglia il nome della figlia Rosalia, decaduta, non ha più nessun titolo, non ha più nessuna ambizione familiare, non ha più nessun diritto sul patrimonio di casa. Quando Rosalia lo viene a sapere, esulta di gioia. Questi sono i santi. Cosa volete? Noi ci abbattiamo, loro esultano, perché hanno già lo sguardo rivolto a Dio, vero, supremo bene. Rosalia non si abbatte e il papà continua a cercarla e quando è ormai a un passo dall'averla raggiunta, il passaggio finale, Rosalia viene dai monaci condotta nottetempo sul Monte Pellegrino che domina la città di Palermo. Lì ci sono tante grotte di tufo dove vivevano i monaci basiliani, da eremiti, però periodicamente si riunivano insieme nelle feste, nelle solennità. E così qualche grotta era stata consegnata anche a qualche consacrata, tra cui Rosalia. Arriva lì che ha intorno a 20 anni e ci rimane altri 20 anni. Si dice che qualche volta scendesse a Palermo, non lo sappiamo. Sappiamo e possiamo immaginarla così. Per 20 anni monaca eremita sul Monte Pellegrino a pregare, ma non andava al cinema, ma non faceva una passeggiata, ma non so io, al centro commerciale non ci andava a fare la spesa, ma non giocava a carte, ma non faceva il fine settimana in crociera, ma che faceva questa qui tutto il giorno? Era immersa in Dio. Come dice San Paolo, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, autenticità. Seconda parola, sequela. Sequela. Se qualcuno vuol venire dietro a me, dice Gesù, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E la sequela significa santità, significa stare dietro. Dietro a chi? Dietro al Maestro, dietro a Gesù. E Gesù è salito sul Calvario. Allora la nostra vita anche diventa un calvario, non facciamoci illusioni. Per farci santi dobbiamo soffrire, perché solo se soffriamo impariamo ad amare veramente. Non ama mai veramente chi non passa dalla sofferenza.
Poc'anzi, mentre mi preparavo per la messa di Santa Rosalia, sapete che nella sacrestia, chiamiamola così, e mentre mi paravo con gli abiti sacri, c'è un quadro di Santa Teresa di Gesù Bambino. La guardavo e pensavo all'ultima fase della sua vita, quando chiese di allontanare da lei i farmaci perché era disperata, si dice, non era disperata, era provata. Dio permise che passasse dal torchio della prova. Ci spetta anche a noi, se non lo facciamo qui, ci attende il purgatorio, se ci salviamo l'anima. E il purgatorio è molto più doloroso di quello che viviamo sulla terra. E peraltro, mentre quello che soffriamo sulla terra ci fa salire di grado, ecco perché certi santi soffrono tanto. Uno dice, io ho letto tante vite di santi, ma caspita, è Teresa d'Avila. Signora, ma come tratti male te? Più io li amo, più come dice, perché io li amo, allora amami meno ogni tanto. Ma voi dite che ci sono santi veramente che Dio ha amato tanto? Provati, perché? Perché Dio li vuole vicino a sé, in paradiso. Ma per arrivare vicino a sé devono essere spremuti. E noi lo vediamo che alcune anime, che noi sempre speriamo e pensiamo di farla franca, sono spremute nel torchio della sofferenza, del dolore. Che non è un dolore che conduce né alla paura né alla disperazione, ma è un dolore già nella risurrezione, un dolore nella gioia, sequela. Rosalia è una giovane che si è messa dietro il Signore e non si è più voltata indietro, perché chi si volta indietro dopo aver preso in mano l'aratro non è adatto per il regno dei cieli. Autenticità e sequela significa rinunciare ai ripensamenti, rinunciare agli indietreggiamenti, rinunciare ai sospetti su di sé e sulla vocazione, ma invece continuare a seguire sempre quella strada, sequela. Gesù ti seguirò fino in fondo. Santa Rosalia questo ha fatto, ha seguito Gesù fino in fondo, è un esempio, è una testimonianza per tutti noi. E infine la terza parola che vorrei usare è questa caratterizzante Rosalia e tutte le sante vergini, tutte le sante del Signore, cioè e sponsalità. Si dice sempre nelle celebrazioni liturgiche che le vergini, le consacrate, sono le spose di Gesù. In realtà è la Chiesa che è sposa di Cristo e le suore, le vergini, le consacrate, sono anche, dico suore, distinguendole tra vergini e consacrate, perché voi sapete, come è successo a Santa Rita, che anche se non si è vergini, ma vedove, ci si può far suore, no? Ecco. E loro esprimono la sponsalità della Chiesa e Santa Rosalia l'ha espresso bene questa sponsalità. Essere sposa significa essere del tutto rivolta al proprio sposo. La Chiesa oggi lo è. Questa Chiesa che è un'impalcatura della menzogna, c'è la peste da cui Santa Rosalia ha liberato Palermo e oggi questa peste è nelle cattedrali, è nelle chiese, è nelle basiliche, nei santuari, nei conventi, ovunque questa falsa chiesa bergogliana ha preso le strutture facendo credere di essere la vera chiesa, è una chiesa appestata con la peste di Satana e vogliamo pregare Santa Rosalia che interceda per tutti noi. Trovo che non sia senza significato che la riscossa, come la si chiama, è partita da Palermo. Don Minutella è nato a Palermo, è di Palermo, ha operato fino a prima di questa missione a Palermo esclusivamente. Avrà un suo significato questo? Io non lo so. Credo di sì. E perciò se ha un significato potrebbe averlo anche la patrona di Palermo, Santa Rosalia. Tutto questo non lo sappiamo, però quello che possiamo sempre sperare è che anche noi, come Rosalia, una volta avendo deciso di seguire il Signore con quella radicalità, autenticità, sequela e poi soprattutto con questa disponibilità totale nella gioia sponsale di non voltarci indietro, perché non si spenga mai la lampada. Dateci del vostro olio, dicono le cinque vergini stolte. No, perché non manchi per noi e per voi, andatevela a comprare. Facciamo in modo, imparando da Santa Rosalia, che la nostra lampada resti sempre accesa, perché Gesù conclude dicendo: voi non sapete né il giorno né l'ora. O Santa Rosalia, nostra amata Santuzza, proteggi Palermo,
Proteggi la Sicilia insieme alle altre due gloriose vergini e martiri, Agata di Catania e Lucia di Siracusa. O Santa Rosalia, tu che fosti tutta di Dio, aiutaci a resistere in questo tempo in cui una peste peggiore, quella della falsa chiesa bergogliana, appesta le anime. Tu aiuta tutto il piccolo resto a rimanere incolume e ad essere salvo da questa peste, cantando finalmente la vittoria pasquale dell'agnello. Laudetur Jesus Christus.